Ciao a tutti! Oggi vi diamo un sacco di cose super carine da acquistare su Wish con un piccolo budget. Tantissime idee regalo da far trovare sotto l'albero ad amici e fidanzati e fidanzate. Prima però di iniziare mi raccomando, like di supporto a questo video e iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. Il video è in collaborazione con Wish, che per Natale mi ha dato un buono da spendere nel loro shop online. Quindi perché non approfittarne e fare tanti regalini? Ma tranquilli, Wish mi ha lasciato anche un regalino per voi. Se utilizzerete questo codice avrete il 20% di sconto su qualsiasi articolo per qualsiasi importo. Lo sconto però vale solo 7 giorni dalla data di pubblicazione di questo video. Comunque non vi preoccupate perché qua sotto in info box vi lascio tutte le informazioni. Cominciamo subito con il regalino che ho pensato per il mio ragazzo. Essendo un tipo tecnologico, ho scelto questo drone. E anche perché è un po' fissato con queste cose. Tra tanti modelli, ho scelto questo perché mi sembrava che avesse un buon rapporto tra le funzioni che offriva e il prezzo. La cosa carina di questo drone è che si può telecomandare anche da cellulare, scaricando un'app tramite QR code. Questa è la scatola con cui vi arriva il drone, devo dire è molto carina, anche abbastanza resistente. Poi ci sarà da fare un bel pacchettino e dentro invece è fatto così. C'è il drone, che è questo. Carino. Vabbè, qua c'è il drone, che non è neanche troppo piccolo né troppo grande. Queste cosa sono? Ah, sono delle batterie, suppongo. Qua c'è il joystick per telecomandarlo e poi qua troviamo queste cose qua che non so cosa siano. Boh, se lo vedrà lui. Così da maschio. E poi questo è un cavetto USB. Sì, è un cavetto USB. E poi dentro ci sono tutte le istruzioni. Ah, qua ci fa tutto il riassunto delle cose che ci sono nel kit. Che carino. Bene. Mentre per la mia amica che si ritrova spesso a lavorare da casa, ho pensato di regalargli una lampada LED, ideale per le sue call, così da risultare più professionale quando parla con i clienti. Io ho pensato di prenderle questa qui perché è piccolina e magari più comoda da posizionare sulla scrivania. Questa è la scatola con cui vi arriva la lampada LED. Purtroppo è proprio la scatola di spedizione, cioè vedete che lì c'è tutti i dati e quindi è un po' un peccato perché essendo un regalo non so bene come impacchettarla, se utilizzare questa scatola qui oppure eventualmente pensare di metterla da qualche altra parte. Mannaggia. Comunque la scatola, vabbè, è questa qua e dentro c'è la lampada LED. Dentro è così, si trova la lampada che è questa qua. Poi ci sono i vari accessori, questo è il portatelefono, poi c'è il treppiedi che serve per posizionarlo, si avvita alla lampada e serve per farla stare dritta, ferma. Poi qua ci sono le istruzioni, questo è un altro aggeggino che non so bene cosa sia, però serve probabilmente per agganciarlo alla lampada. E questo è il telecomandino per accenderla, per attivarla a distanza col telefono. E questo è l'interruttore. Vediamo se funziona. Ho attaccato la lampada LED alla corrente, infatti si vede che la lucina qua è accesa. Adesso proviamo ad accenderla. Schiacciamo questo tastino. Ed ecco che si accende. E poi cos'è? Questo qua serve per avere luce fredda, luce calda. Ok. E poi il più e il meno serve per regolare l'intensità, quindi più intensa la luce e con il meno meno intensa. Ok, poi con questo qua si spegne. Per i nostri amici che vivono assieme, ho pensato di regalarle questo diffusore. Anche un sacco di lucine tutte colorate che magari li può aiutare con l'aromaterapia a rilassarsi di più. C'erano disponibili tre colori: rosa, bianco e nero. Io per non rischiare gliel'ho scelto nero, così almeno sono sicura che si adatta allo stile della loro casa. Questa è la scatolina con cui vi arriva il diffusore, devo dire che è molto carina, è bella, bel quadratino, tutto bianco, fatto così, dietro c'è l'illustrazione degli altri colori. Vediamo dentro com'è fatto e se c'è realmente il color nero, sì è nero che okay, il diffusore è nero, va bene, fatto così, ok. Poi dentro cos'altro c'è? Ah, beh, le istruzioni, c'è un caricabatterie, questo immagino sia la ricarica per il diffusore. Allora, per farvelo vedere in funzione, l'ho dovuto attaccare a una batteria perché altrimenti senza cavetto non funziona. Basta schiacciare questo pulsantino qua e
e fa la luce bianca, e poi dovrebbe fare anche la luce multicolor. Eccolo qua, che carino, molto molto bello. Sono sicura che piacerà ai miei amici. Mentre per la mia amica che ama la skincare, ho pensato di regalarle questo aspiratore per punti neri. E siccome ne parlano tutti di questo aspiratore, voglio capire tramite lei se funziona davvero, così me lo compro pure io. Questa è la confezione con cui arriva l'aspiratore di punti neri. Molto molto carina questa scatolina, tutta bianca, molto bella. Dentro è fatto così, ci sono i gommini, 6 gommini. Poi c'è un cavetto USB, qua c'è l'aspiratore. Un po' se facciamo. Ah, figo, è anche già diciamo carico. Poi ci sono 6 tappini che servono a seconda della zona del viso che si va a trattare. E poi basta. Ah, beh, sì, ci sono anche le istruzioni qua. E voilà. Invece per il mio amico che ha una mente molto creativa, ho deciso di regalarle questo puzzle 3D. Su Wish ce n'è veramente tantissimi, io però ho scelto un classico, molto natalizio, ovvero il trenino. Ecco, questa è la confezione con cui arriva il puzzle, è stupenda, devo dire che è una delle confezioni più belle che ho visto fino adesso di Wish. Ha la sua confezioncina trasparente anche qua, tutta la sua pellicolina, quindi è molto bella per fare un regalo. Qua si intravede una casellina in legno, molto bella. Guardate che bello sto trenino, super super dettagliato, le ruote. Ma guardate che bello, veramente bellissimo. Dietro invece c'è la rappresentazione di quello che dovrebbe venire fuori, quindi c'è il vagone con la locomotiva del treno e poi ci sono anche le misure di quanto sarà lungo, quindi 30 cm, alto 8 e largo 6. Ma che bello, super 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 bello. Per la mia amica freddolosa, e so benissimo che anche voi avete un'amica freddolosa del gruppo, ho scelto questa maglia. Siccome lei le piace, ho optato per questo colore, ma ce ne sono anche altri come il bianco, il nero, il blu e il rosa. Questa è la maglia nella sua confezioncina di plastica, molto carina, quindi è perfetta per fare anche un regalino, molto molto bene. Il colore non riesco a farvelo vedere benissimo perché non è in realtà. Ah, eccolo, così devo solo inclinare bene la maglia. È un bel lilla, mi piace tantissimo, proprio carino carino. Visto così non mi sembra un pile particolarmente morbido, ma piuttosto ispido. Voglio solo provare a capire se... sì, è morbidissimo. No, è morbido, morbido è morbido. Effettivamente sì, sembra di toccare di quei peluche super morbidi. Carini, c'è anche le perline. No, è super morbido, cioè non si direbbe, ma è veramente morbido. Oh, è morbidi. Basta, Veronica, basta, non puoi toccare la maglia della tua amica, così chiudiamo. Bello, mi piace. Bella maglia. Mentre per la mia amica che ha dei capelli pazzeschi e che ama sempre creare delle acconciature nuove, ho pensato di regalare questo kit che contiene 2 accessori per capelli per creare una treccia tutta un po' bella, tutta strana. Purtroppo di questi 2 accessori arrivano nelle bustine così trasparenti ed è un po' un peccato perché non hanno la loro confezione a cui facevo affidamento per fare il pacchetto regalo. Invece sono così spaiati e quindi boh, mi dovrò inventare qualcosa per impacchettarli, magari utilizzerò una busta di quelle natalizie. Li ho presi i marroni perché ha i capelli chiari e non scuri, quindi ho preferito prendergli questi qua che magari si mimetizzano con i suoi capelli. Hanno questo gancetto che così si apre in questa maniera, si aggancia probabilmente ai capelli e poi si annoda il ciuffo. Ecco, una cosa che stavo anche pensando adesso è che senza scatolina, senza il suo loro pack, non ci sono delle istruzioni, quindi effettivamente da che lato va messo? Cioè questo deve essere così o deve essere messo così? Mentre per la mia amica che ama il tè, ho trovato questo set di lumachine tutte colorate che servono per tenere ferma la bustina. E secondo me, per come sono fatte, potrebbe anche utilizzarle come segnabicchieri.
E in più lo ho anche preso, sempre in tema cucina divertente, questo sollevacoperchio a forma di omino. Io gliel'ho preso verde, ma anche qua potete scegliere tra tantissimi colori. Questi sono i due kit che ho pensato per la mia amica, sempre in stile cucina divertente, perché comunque sono molto colorati, poi tutti un po' carini e divertenti. Questo è il kit delle 5 lumache, porta bustine del tè. L'idea che avevo pensato che potesse anche utilizzarle come segna bicchieri, non so se sia fattibile perché questi sono due doppi, quindi vabbè, o li usa solo 4 di colori, oppure boh, niente, li uso semplicemente come portabustine di tè. E devo dire che sono veramente carine queste lumachine. Vi faccio vedere anche tutti i dettagli, guardate qua, la chioccia tutta con i disegni, molto carino. Poi ci sono anche le antennine delle lumache. Fatti veramente molto bene, proprio carini. Questo invece è il kit degli omini che lasciano un po' di spazio tra la pentola e il coperchio, quindi serve per schiattare, diciamo, la pentola. Guarda che carini anche questi, sono fatti bene, sono i piedini, le braccia, la testa. Non ho capito solo se c'hanno una bocca o no. No, non credo che abbiano una bocca, c'hanno gli occhi. Bene, molto molto carini. E questi sono i due regalini che avevo pensato. E per me, sì, perché mi sono fatta anche un autoregalo, mi sono presa questo paio di orecchini a farfalla con brillantini. Io ho scelto la versione multicolor, ma c'è anche la versione con i brillantini di rosa. Gli orecchini che mi sono comprata per me sono arrivati in questa confezione trasparente, quindi veramente ottimo anche per fare un regalino. Sono molto molto carini, super dettagliati, con un sacco di perline colorate, veramente carini questi brillantini. Il gancetto dietro è fatto così ed è morbido, tipo in silicone. Ed è anche piuttosto grande, quindi non c'è pericolo che si perdano. Carine, sono più belli. Guardate che carine, sono super luccicosi. Qui non sono neanche tanto grandi, quindi anche sull'orecchio stanno bene. Bene, se decidete di acquistare su Wish, vi do due consigli. Il primo consiglio è di farvi spedire il pacco nelle cartolerie o comunque negozi vicino a casa vostra che sono convenzionati da Wish, perché così facendo risparmierete notevolmente sulle spese di spedizione. Il secondo consiglio, se volete ricevere il pacco entro una settimana, utilizzate l'opzione spedizione rapida, che è segnata con il simbolo del furgoncino arancione. Però fate attenzione, perché a volte solo alcuni colori e taglie hanno questa funzione e a volte non sono sempre super convenienti. Bene, spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale regalo vi è piaciuto di più. Io qua sotto in info box vi lascio tutti i link delle cose che abbiamo visto insieme e il vostro codice sconto. Noi ci vediamo al prossimo video. Aloha!